Distinguersi fu una delle prime necessità delle più antiche comunità umane, pochi segni capaci di riassumere la storia di un popolo o di una famiglia. Tra le pieghe del sigillo sta l'identità di colui che lo invia. In cera, carta, oro e piombo, tra modelli pendenti e aderenti, sono circa 11.000 i sigilli inventariati dell'Archivio Segreto Vaticano, impronte che hanno attraversato la storia della Chiesa, il cui destino a volte è pericolosamente appeso a un filo. Al laboratorio di restauro e conservazione dei sigilli è affidata la loro salvaguardia, dalla pulitura delle superfici alla ricomposizione dei frammenti. Una cura particolare è riservata al patrimonio sigillografico in cera, il più delicato. Operare integrazioni efficaci su questo materiale implica uno studio minuzioso delle miscele e delle colorazioni originali, come ci spiega il responsabile del laboratorio, Luca Becchetti. L'intervento deve essere assolutamente poco invasivo e solo necessario al consolidamento delle parti che sono degradate o quelle in cui noi pensiamo si possa verificare il processo di degrado. Quindi in tal senso noi saremmo chiamati a fare delle integrazioni di lacune, suture di fratture o semplici consolidamenti che spesso sono poco apparenti ma in realtà sono quelle più efficaci al consolidamento e alla conservazione dell'oggetto. Come il sigillo completa l'identità del documento, garantendone la sua piena validità, così l'analisi dei materiali è inscindibile dallo studio storico e artistico dell'oggetto. Nella sigillografia convergono numerose discipline, una complessità che emerge chiaramente dall'eccezionale numero di sigilli, 85 in tutto, di questa lettera, simbolo dello scisma anglicano, inviata nel 1530 a Clemente VII affinché Enrico VIII ottenesse dalla Chiesa di Roma lo scioglimento del suo matrimonio. È la lettera dei lord inglesi che appunto chiedevano al Papa di smuovere, tra virgolette, la pratica di annullamento del matrimonio, del divorzio di Enrico VIII da Caterina d'Aragona, che voleva sposare Anna Bolena per avere la possibilità di avere un erede maschio al trono. Questi sigilli sono sigilli che hanno gli stemmi araldici dei membri del Parlamento inglese, quindi proprio l'espressione più pura dell'araldica anglosassone cinquecentesca. E oltre anche allo studio, per esempio, degli elementi tessili. Noi parliamo di sigilli pendenti e i sigilli spesso sono appesi con delle strisce di stoffa, quindi l'analisi anche dei materiali tessili. Quindi ecco un po' un intreccio di varie competenze, proprio perché il discorso che noi facciamo all'Archivio Segreto Vaticano quanto ai sigilli parte dal significato storico, dalla conoscenza dei materiali e poi di conseguenza da tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, ossia relativi al restauro, alla conservazione e alla riproduzione. Anche la ricollocazione dell'oggetto, una volta terminato il restauro, è un momento decisivo per il destino dell'intero documento. Pergamena, carta, cera, legno e metalli dovranno convivere in un unico spazio. Temperatura e umidità relativa andranno calibrate nel pieno rispetto di tutti i materiali coinvolti. E noi andremo a restituire l'oggetto conservato nel luogo d'origine, in questo caso nei nostri depositi, a volte in dimensioni dopo il restauro che mutano, ad esempio pensiamo a un sigillo in frammenti che viene ricomposto e quindi occupa uno spazio maggiore, quindi ecco noi anche qui dovremmo programmare e pensare diciamo ad ampio raggio la conservazione dell'oggetto. Noi abbiamo dei depositi, soprattutto nei quali sono collocati i sigilli medievali, che ha un parametro di temperatura tra i 18 e i 20 gradi e un'umidità relativa tra il 60 e il 65%, che sono appunto, diciamo, le condizioni migliori, direi quasi ottimali, per la conservazione dei sigilli.